Et voici le concurrent italien qui, pour sa première participation, va être avec nous. L'idea di partire su un Vendée Globe è un'idea che nasce da lontano. Voilà, sur le bateau Prismian Group, Giancarlo Pedotte, le cinquième skipper transalpin à prendre le départ du Vendée Globe. Des outsiders parce qu'il a un bateau qui est compétitif et puis il a une bonne expérience. In ogni sogno, quando uno un po' sogna la parte più importante, la cuspide della carriera di navigatore solitario, appare il Vendée Globe. Je suis content! Je suis content! Chiaramente all'inizio sembra quasi un sogno intoccabile, irraggiungibile, poiché si è ai piedi della montagna e si guarda la vetta della montagna. Mentre camminando si arriva a un certo punto, che è quello un po' che è accaduto a me, in cui mi sono reso conto che avevo passato la metà del cammino. Come momento chiave ricordo la rotta del Rum del 2014. Feci quasi questa promessa scommessa a Valerio Battista, l'amministratore delegato di Prismian Group, che in un modo, prima o poi un giorno, da questo porto uscirò per un Vendée Globe. Piano piano, con tanti sacrifici e tanto lavoro, il momento della partenza è arrivato. Hai una parte di te che ti dice sempre che forse sei andato un po' oltre, che ti sei spinto in un territorio che non è il tuo. Però a un certo punto nella vita spesso bisogna un po' lanciarsi. Effettivamente alla partenza del Vendée Globe i miei occhi erano su tutto, sulla barca, sull'equipe, sugli sponsor, su ogni singolo dettaglio. Avevo molta pressione che mi ero probabilmente messo da solo della riuscita di questo progetto. Set, six, 5, 4, 3, 2, 1, top! Bonne route et on vous suit de très près. À très bientôt, merci à tous, merci à toutes. Au nom de la SEM organisatrice du Vendée Globe, je vous souhaite très sincèrement un beau et un bon tour du monde et au plaisir de vous retrouver. Bon vent! Partiti oggi per il Vendée Globe. Questo per me è un viaggio all'interno di me stesso, un viaggio in cui mi potrò esprimere come regatante, come marinaio, come avventuriero, come uomo, e sicuramente una grandissima occasione di crescita, una grandissima occasione di introspezione, un viaggio veramente incredibile. Sarà una grandissima esperienza che sicuramente avrà il potere di cambiare. La prima tempesta tropicale è stato indubbiamente un momento di stress, credo un po' per tutta la flotta. In avvicinamento alla tempesta tropicale Teta abbiamo già tutti i primi segni, barometro che scende, la pioggia che inizia, shift del vento, bisogna fare una buona traiettoria, un buon jibe da posizionare nel giusto momento, ridurre le vele adeguatamente e poi spostarsi ad ovest per lasciarla passare indenne. Tutto bene a bordo di Prismian Group!
Gli abbandoni in mare sono vissuti come un po' delle campane che suonano forte nell'orecchio dello skipper. È qualcosa di cui ho sempre avuto terrore, l'abbandono del Van de Globe, ma chiaramente ci sono cose in questa regata che puoi controllare e cose che non puoi controllare. Indubbiamente l'urto con oggetti non identificati o gravi avarie escono dal controllo dello skipper. Pertanto la bellezza probabilmente di queste avventure è proprio data da questo fatto. A un certo punto credo che noi in questa fase non possiamo cercare altro di tenere il cuore oltre l'ostacolo, mantenersi concentrati esclusivamente su ciò che è il nostro controllo e poi sperare nella grazia di Nettuno. Wow, entriamo nell'anticiclone, abbiamo passato il fronte freddo, veramente brutale. Raffiche fino a 50 nodi, sono contento che siamo usciti e Nettuno ci ha fatto passare il tempo. Grazie Nettuno, bevo una birretta. Adesso il programma è riposare, mangiare, riposare e rimettere a posto il pozzetto che c'ho un po' di disordine. Tutto bene? La prima settimana di regata è una settimana in cui vivi ancora nel processo di immaginazione e sei ancora in una dimensione a te conosciuta. Eccoci qua all'ingresso al Potonua. Con le luci dell'alba posso filmare solo dal plexiglass, perché se esco fuori la telecamera me la strappa dalle mani. Accento allora verso l'equatore. Sud. Informiamo tutti i passeggeri di Prismian Group che siamo appena entrati nell'emisfero sud e vi auguriamo un piacevole soggiorno. Per festeggiare offro a Nettuno la cosa più preziosa che ho, perché si offre ciò di cui non si ha molto, non ciò di cui abbiamo abbondanza. E voilà, la cosa più preziosa va nella barca, poi direttamente al mare. Nettuno, è la mia offerta per te, un goccetto lo lascio anche per me. Dell'acqua a bordo, ne ho già scottata abbastanza, meno male me ne sono accorto mentre dormivo, perché c'avevo già 40 litri d'acqua in barca. Trovata la fuga d'acqua, era la trappa del ballast che probabilmente aveva un difetto, non era stata chiusa bene, tutto sotto controllo. Un paio di ore di lavoro non semplici, perché lì per lì insomma ci si rimane un po' male quando si vede l'acqua a bordo, ma tutto gestito, avanti tutta. Pour répondre à la question, comment on dort à bord des Prismian Group? Alors ça c'est les petits lits avec la vache pour pas tomber, avec les petits matelas. Moi je dors là-dedans, à l'intérieur de ces poufs-là. Et après sinon ici j'ai un alarme. Voilà, là il est sur 35 minutes. Et voilà, et c'est ça que j'enclenche, et c'est lui qui au bout de 35 minutes il me réveille. Et après pour dormir c'est très simple. On est tellement fatigué que... On souffle, on ferme les yeux et voilà, et on est déjà qui. Alba a bordo di Prismian Group, con questa massa nuvolosa che praticamente ci ha tolto il vento per almeno 3 ore. Siamo rimasti completamente inchiodati, però abbiamo uno spettacolo bellissimo. E la nostra barchetta stupenda, che è lei che ci permette questo grandissimo viaggio.
portami in treno dall'altra parte del mondo. Senti che sei partito per un qualcosa di grande, ma dentro di te entri nel vivo del soggetto quando a un certo punto ti cominci a avvicinare alla longitudine di Cape Town e ti rendi conto che sei lontano da ogni forma di vita, lontano da luoghi abitati e stai entrando nel grande sud che direi è un po' il cuore e il nocciolo del Van de Globe. Guardate che meraviglia! L'ingresso nel grande sud, 13-14 ore di velocità e un tramonto bellissimo con dei colori stupendi. Adesso andiamo a caccia, inizia la caccia ai nostri amichetti. Quando sono entrato nel Grande Sud, chiaramente mi sono reso conto che entravo in un'altra dimensione della regata. Mi sono accorto durante il cammino che l'equazione da risolvere era molto più complessa di quello che immaginavo. E ben presto mi sono reso conto che già terminare la regata sarebbe stato un successo. Il miglior ricordo che ho dei mari del Sud è una sensazione olfattiva del vento freddo carico di ghiaccio che proviene dall'Antartide, questo vento da sud che porta proprio il ghiaccio del Polo Sud, la sensazione visiva del volo degli albatros che hanno una sorta di danza nel cielo, nella scia della mia imbarcazione. La sensazione uditiva dell'acqua che scivola sotto la barca, il freddo sulla pelle e di avere delle sensazioni uniche molto difficili, diciamo molto difficili da esprimere con le parole, perché era un qualcosa di magico e unico. Il naufragio di Kevin Escoffier è stato qualcosa che a me mi ha marcato molto. Tutta la notte non ho dormito, mi ricordo che ero con il telefono sul petto in modalità suoneria massima e vibrazione per essere pronto a scattare a qualsiasi direttiva della direzione di regata e lì ti rendi conto che la posta in gioco è comunque la vita umana, che c'è un tuo compagno di regata che in quel momento è nella zattera autogonfiabile in un momento non piacevole e quindi a un certo punto è come un po' sentire suonare le campane in modo forte, frastornante alle tue orecchie e tutto questo indubbiamente ha un impatto, ti lascia delle tracce di timore, pensi che potresti essere al suo posto e pensi soprattutto a che le persone care a te potrebbero indubbiamente soffrire molto se questo dovesse capitare a te. Quindi credo che l'episodio di Kevin sia stato un momento difficile per tutta la flotta e un episodio concluso bene, col sorriso, per comunque credo una buona preparazione da parte di tutti i regatanti e un'ottima gestione da parte della direzione di regata. Credo di aver realizzato adesso che stanotte mi sono sentito un niente di fronte all'immensità. C'è un niente quanto tutto questo che io rappresento su questa terra, con questa barca, sono un granello di polvere rispetto all'immenso che mi sta spingendo. Eccolo qua, questo è l'immenso al 42esimo sud.
con tutta la sua potenza e la sua magnificenza. Le emozioni più importanti che ho avuto in questo Vendée Globe credo che siano state tutte e tutte all'estremo, ovvero la massima gioia, la massima tristezza, la grandissima felicità ingiustificata e viceversa un grande senso di nostalgia in dei momenti che per me, in cui per me sarebbe stato importante essere vicino ai miei figli. Credo di aver vissuto un po' tutti i contrasti, tutte le sfumature di colore nella loro scala cromatica e credo che proprio sia forse questo che cercavo in quanto cacciatore di esperienze in questo Vendée Globe e questo probabilmente è stato ciò che ho trovato. Sono le 1.30 circa UTC, ho appena finito di prendere la mano a Terzaroli e questo è quello che si vede dal mio hublot. Ci sono 25-30 nodi d'aria, onda oltre 4 metri. Comincio un po' a capire tanti marinai quando a terra, poi dopo essere tornati dall'indiano, mi raccontavano di questo sentimento di paura che si prova in questo mare. Senti che qua il padrone è lui e ti senti un po' come il bambino che vuole entrare da piccolo nella casa stregata del Luna Park. Hai paura, ma la vuoi finire il giro all'interno della casa. E comunque durante tutto il giro non fai altro che aver paura. E poi dopo però, quando sei uscito e razionalizzi tutto, ci vuoi tornare. Beh, io adesso sono nella fase in cui sto facendo un giro e sento la costante presenza della paura che credo sia dettata da questa forza immensa che soffia sulla mia vele, queste onde potentissime che spingono la barca, che come dire, quando ci guardiamo negli occhi sappiamo già chi è più forte, non c'è bisogno di dire niente. Abbiamo lasciato l'Oceano Indiano alle spalle, doppiando la Tasmania. È stato un po' qualcosa di simbolico, no? L'Oceano Indiano lo senti nominare a scuola, alle elementari, e rimani con questa immagine un po' nella tua mente, che non ha una forma ben definita, fino a che un giorno decidi di partire per fare il Vendée Globe e lo percorri nella sua immensità. Siamo dentro al Pacifico, una lunga navigazione fino a Cap Horn, una grande emozione navigare in questi mari ed è una grandissima esperienza. Soltanto respirare quest'aria è una grande esperienza. E l'atmosfera è magica e indescrivibile. Pacific Ocean. Sunrise. Clouds. White. Clear sky. Waves. Albatross. Wind. Beauty. Perfect balance. Storm. Sunset. Ecco finalmente un momento tanto atteso, il passaggio dell'antimeridiano. Si lascia l'est per rientrare nell'ovest. Finalmente si rientra nella longitudine di casa. E adesso siamo al capo opposto del mondo e continuiamo il nostro viaggio per tornare a casa, all'uno ovest. Sono rimasto sveglio per celebrare questo momento del passaggio dell'antimeridiano e adesso daremo la caccia all'alba correndo verso est e scapperemo dal tramonto allontanandoci da ovest.
È il 24 dicembre. Questa vigilia di Natale non mi dimenticherò mai. Mi sento più forte. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E vi regalo questo panorama perché voglio dividere tutto con voi in questo viaggio. Sono andato due volte in testa d'albero oggi a cambiare l'anemometro. Comunque sono contento, grazie a Dio è andato tutto bene. E adesso si continua il viaggio. Questo è il mio 45esimo compleanno in barca. Un desiderio? Tanti auguri Giancarlo! Ed ecco i miei regali di compleanno. Ho sentito ogni giorno la presenza di Stefania e di Aurelio e Isabella e quindi in realtà credo che per me non ci sia mai stata una separazione della mia famiglia. La mia famiglia era contenta perché finalmente riuscivo a entrare nell'avventura che avevo sempre sognato, un po' nella cuspide del mio lavoro. Sono riuscito a non sentire troppo il distacco, che chiaramente in dei momenti è riuscito a penetrare durante la regata, come nel giorno di Natale, ma credo che per me questo tutto sommato non sia mai stato un peso, perché ho sempre concentrato la mia attenzione sulla bellezza del momento in cui li avrei rivisti piuttosto che sulla separazione l'8 novembre. Ecco qua, siamo sotto un groppo. Questa è la grandine, il cielo diventa un manto grigio. I groppi qua nel Grande Sud sono piuttosto potenti, è molto importante restare qua in pozzetto vicino alle scotte, pronti con il telecomando a poggiare se necessario. Ci troviamo a meno di 400 miglia da Cap Horn e al 58esimo 20 sud. L'aria è freddissima e quando entra nelle narici è quasi inebriante dal freddo che fa. E mi sento un po' come un bambino che è scappato con la bicicletta e ha fatto una magrachella allontanandosi un po' troppo da casa. Rientrare in Atlantico sarà un po' come rientrare nel paese di casa, un po' come rientrare nella pancia della mamma. In approccio a Cap Horn e sono felice perché stanno cominciando a entrare raffiche a 40 nodi e quindi bisogna cominciare un po' a mettere a posto i giocattoli e mettersi in configurazione veramente da combattimento. Sarà un doppiaggio difficile, in avvicinamento il vento accelera, però vabbè, vi racconterò come è andato il passaggio. È arrivato finalmente il momento tanto atteso. Festeggiamo con champagne il passaggio di Cap Horn, leggermente indifferita perché quando abbiamo passato Cap Horn c'erano raffiche a oltre 45 nodi e quindi non era possibile aprire la bottiglia, ma lo facciamo adesso. E voilà, il primo è per il mare. Secondo sorso per la barca e l'ultimo goccio
per cercarlo. Salute! Finalmente siamo nel tanto sognato Atlantico. E oggi che è domenica, a bordo di Prismian Group ci concediamo un classico, pasta con i funghi porcini. Le temperature stanno aumentando, 23 gradi a bordo, ed è qualcosa che bisogna assolutamente festeggiare. Adesso ci metto una montagna di parmigiano e pronti per la strambata! Ma indubbiamente la risalita dell'Atlantico è un momento chiave, sei lontanissimo da, cioè pensi di aver finito, in realtà sei lontanissimo da aver finito la regata, perché sapevo benissimo che l'arrivo in Guascogna poteva essere molto complesso e credo che l'arrivo in sprint, come abbiamo fatto, sia stato qualcosa di inaspettato un po' per tutti. Abbiamo da poco passato la latitudine di Rio de Janeiro. Normalmente si rientra in un regime di Aliseo molto più stabile. Nel frattempo abbiamo trasferito tutti i materiali da sinistra a dritta per questo grandissimo bordo mura dritto. Penso a quanto sarà bello tornare a casa e tutte le volte che cambia il vento non dovrò spostare la cucina al posto del salotto e il salotto al posto della cucina. Dopo l'attraversamento dei Doldrums ci troviamo adesso nell'Aliseo di Nord-Est, una navigazione piuttosto impegnativa e tonica, c'è un po' d'onda, la barca sbatte e tutte le volte che sbatte come adesso è come se mi è rimasto un pugno nello stomaco. Stiamo risalendo di latitudine, abbiamo già passato l'altezza delle Canarie e adesso ci dirigiamo verso le Azzorre. Circa 450 miglia all'arrivo, è l'unica cosa in questo momento che sento è pura concentrazione per cercare di fare un buon finish. Abbiamo una barca in contatto e vorrei farla scappare. Speriamo che le previsioni siano veritiere e go go go! Un'esperienza eccezionale, non so come finirà ma non mi importa, non guardo neanche più le classifiche, sto dando il massimo di me, tutto al limite, mangiare al limite, fare tutto tirato, arrivo col minimo di energia su questa linea, la barca sui target e vorrei dedicare questo giro del mondo a tutte le persone che mi hanno seguito da casa, che mi hanno incoraggiato. È arrivato tutto, tutti i vostri sentimenti sono arrivati fino a me e poi vorrei dire tantissime grazie a mia moglie e vorrei dedicarle questo giro del mondo perché senza i suoi incoraggiamenti non sarebbe andata così. Grazie Stefi, I love you. Amore!
L'arrivo del Van de Globe è un momento magico, direi a volte quasi scioccante, perché vieni da 80 giorni di silenzio e senza nessuna camera di decompressione ti ritrovi completamente circondato dalla folla. Amore mio! Amore mio! Per me è stato un momento che, se dovessi riassumere in una parola, riassumerei con la parola amore. Di legami che si sono creati nel tempo e appunto della gioia in quanto papà e marito di riabbracciare le persone che poi in fondo mi hanno sostenuto di più durante questo giro del mondo. Adesso, a chiusura del primo Van de Globe, credo di aver raggiunto una bella piattaforma di partenza, ma non siamo altro che un punto di partenza. Ci si ritrova un altro campo base con un'altra montagna da scalare, a cui dovrò trovare un nome, ma per cui non vedo l'ora di mettermi in cammino.